Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti finiti del periodo. Come al solito, giù nell'info box trovate tutti i link dei vari prodotti che vi mostro, così da avere più informazioni su inci, prezzi, dove comprare i prodotti, eccetera. Mi scuso, sono un po' così, in pigiama, capelli scarruffati, ma sono appena rientrata da scuola, è sera, mi sono data un attimo una truccatina, ma niente di che, sono vestita da casa, ecco. Allora, vado un po' random con i prodotti perché sono qua in una scatolina, non mi ero in realtà programmata di fare questo video, mi è venuto così distinto, ma non mi sono preparata, non mi sono sistemata niente, ho tutto sulle gambe. Allora, intanto il primo prodotto che vi voglio far vedere è questo qua di G9 Skin, penso sia il marchio, comunque è made in Corea. Questo qua è una maschera per i piedi. Non so se di questo troverete subito la review sul blog, perché l'ho fatta in questo momento. È una maschera che ha una profumazione veramente molto molto gradevole, molto buona, delicata, ma comunque si sente. Sono quei calzini per i piedi, di quelli però che non fanno spellare, almeno spero, i piedi, perché qua poi è scritto tutto in coreano. Comunque, i piedi sembrano morbidi, non sono per niente unti, appiccicosi, sembrano idratati, ma aspetto domani mattina per avere le idee ancora più chiare, ecco, mettiamo così. Posso dire, per quel che vedo stasera, che è una buona maschera per i piedi, che mi è piaciuta. Farò al più presto la review sul blog e aggiornerò tutti voi di questa maschera. Comunque non mi è sembrata male, i piedi sembrano idratati. Ho terminato poi l'ennesimo pacchetto di salviettine Fresh and Clean, 1000 usi disinfettanti, presidio medico chirurgico. Queste qua ce l'ho in borsa, ce l'ho nello zaino di scuola, le utilizzo o per appunto andare a pulire le mani o per pulire ad esempio le lattine delle bibite. Se sono fuori vado al bar, la prendo, ma non ho appunto dei bicchieri, quindi ecco, mi piacciono. Ne ho altri 2 pacchi e penso che continuerò ad acquistarle perché sono buone, non seccano la pelle, hanno una profumazione gradevole e rimangono imbevute fino in fondo, in più non costano tanto. Poi ho terminato solo 2 prodotti per i capelli. Questo qua che è lo shampoo energizzante di Verde Sativa, Canapa e Ginseng, uno shampoo che mi è piaciuto molto, era molto liquido. La profumazione è un po' mentolata e un po' erbosa. Comunque fresca, buona, mi è piaciuta. Uno shampoo che faceva anche una buona schiuma, non andava a seccare la cute o i capelli, non andava appunto neanche ad irritare, c'è cioè un moscerino. Lavava molto bene i capelli, non li appesantiva, mi è piaciuto. E in più è durato tantissimo, 200 ml, ma veramente durato tanto. Sempre per i capelli ho terminato questa maschera di Glenova, volumizzante, fragoline e mirtilli. Un barattolone bello grande, 500 ml, pagato tipo 1 euro da cinesi. I prodotti Glenova si possono trovare in alcune mesticherie o dai cinesi. La profumazione buona è una maschera che va a morbidire ad ammorbidire i capelli, li va a districare bene. È una di quelle maschere che non fa miracoli, ma siccome costa poco, è buona se appunto abbiamo anche capelli lunghi, abbiamo bisogno di un qualcosa da battaglia per districare i capelli. Questo è un prodotto con cui io andavo tranquillamente anche ad abbondare perché costa poco, perché non appesantisce i capelli e quindi quando mi sentivo capelli molto secchi o erano molto annodati andavo ad abbondare tranquillamente. Buona, mi è piaciuta per il prezzo che ha, mi è piaciuta. È ovvio che esistono miliardi di maschere migliori di questa. Però non è male, a me è piaciuta, è buona, l'ho trovata buona. Poi ho terminato un siero rinnovante multiattivo con acido ialuronico di Officina Nature. Questo qua è un siero che nella scatola c'è scritto per anche qua, contorno occhi e contorno labbra. In realtà io l'ho utilizzato per tutto il viso, ne parlavo con appunto la ragazza che lavora per il marchio, la PR, e lei mi ha detto che anche lei lo utilizza su tutto il viso. È liquidissimo, leggerissimo,
tantissimo è proprio acqua. Mi è piaciuto, lo utilizzavo in inverno al posto del siero e in estate al posto della crema. Non andavo a utilizzare solo il tonico e solamente questo. Mi è piaciuto, dà uno step di idratazione in più, ma non va ad appesantire la pelle, va bene anche se si ha la pelle mista o grassa. Anzi, con la pelle mista o grassa, che comunque è un tipo di pelle che ha bisogno lo stesso di idratazione, questo è perfetto perché comunque idrata ma non appesantisce. Mi è piaciuto, buonissimo, va dosato alla perfezione perché se messo un pochino di più appiccica, però buono, mi è piaciuto. E la cosa carina è che appunto con un prodotto si può fare tutto il viso. Sempre per quanto riguarda il viso, ho terminato la crema rassodante protettiva della linea Riso Venere di Bottega Verde. Una linea con un buon inci, una linea che però non c'è più. Proprio per questo motivo non ve ne ho parlato praticamente mai. La profumazione di questa linea era una profumazione spettacolare, veramente spettacolare. Era una bella cremina abbastanza corposetta. Io l'ho utilizzata in inverno e ne mancava proprio pochissimo. La sto utilizzando adesso che si è un pochino rinfrescata l'aria per la sera e appunto l'ho finita. Buonissima, è una crema idratante, è una crema nutriente, infatti ne andavo a mettere una goccetta. Buona comunque, non mi andava ad appesantire se non esageravo. Ovviamente poi con l'arrivo della primavera ho dovuto metterla da parte perché sarebbe stata troppo pesante per me, ma se avessi avuto una pelle più secca l'avrei adorata anche in primavera, però comunque tanto non la fanno più, non ha senso parlarvene. Poi ho terminato questo qua che si chiama un batter di ciglia, è praticamente olio di ricino e mandorle bio di Allegro Natura, molto comodo appunto lo scovolino fatto così come un mascara, mi è piaciuto, non ha una profumazione, buono, andava a rinforzare le ciglia, l'unica cosa è che lasciava un pochino gli occhi appannati da quest'olio e un pochino la mattina me lo ritrovavo un po' ovunque, però a parte questa cosa è un buon prodotto. Ho terminato poi il dentifricio Dentodent acquistato al DM, questo qua è quello brillantezza, mi è piaciuto, è un boccione da 125 ml, ha un buon sapore, fresco, lava benissimo i denti, lascia l'alito pulito, costa mi sembra 99 centesimi, buono. Ne ho comprato anche un altro, sempre del solito marchio ma un'altra tipologia. Poi ho terminato questa maschera viso di Natura Estonica, questa è la maschera assorbente acquistata sul sito Bio Emporio Natura. Questa la andrò a tagliare perché sui bordi sento che ce n'è ancora un po', secondo me un'applicazione ci viene, ma volevo farvela vedere tutta intera perché io non amo vedere nei video le confezioni tagliate. Buonissima maschera, adatta secondo me a tutti i tipi di pelle, ovviamente chi ha una pelle un po' più secca magari ecco da utilizzarla una volta ogni tanto, va a togliere gli eccessi di sebo, a minimizzare i pori, a pulire la pelle ma non la va a seccare e non la va a sgrassare, veramente molto molto buona e in più costa pochissimo. Poi ho terminato delle maschere per il viso, allora intanto i patch occhi di Balea, questi ve li ho fatti vedere in uno degli ultimi video acquisti al DM, questa qua è la maschera contorno occhi rassodante con polvere di diamante, acido ialuronico e caffeina, è una buona maschera, il profumo non mi è piaciuto molto, questi patch andavano a coprire molto bene la zona, erano ben imbevuti ma leggermente scivolavano, quindi ogni tanto devo stare attenta a rimetterli alla sua posizione. Li ho trovati molto rinfrescanti e molto tonificanti e mi hanno lasciato la pelle compatta e idratata. Mi è piaciuto, 1,99€, è un'edizione limitata ma per adesso ancora si trovano, almeno nel mio DM ci sono. Poi ho terminato questa maschera viso Bioacqua, forse mi sa che questa era l'ultima di questo marchio, presi su Wish, di questa non troverete niente perché è scritto tutto in coreano, anche gli ingredienti, e non sono riuscita a trovare nulla in italiano, quindi non vi saprei dare delle informazioni in più. Comunque questa è con acido ialuronico, queste mascherine mi sono piaciute tutte, le trovo più o meno, le ho trovate più o meno tutte uguali,
ha un ottimo profumo, è fresca sulla pelle, il tessuto è un buon tessuto, molto imbevuto, che rimane ben aderente al viso e il siero non cola giù, mi ha lasciato la pelle idratata e luminosa, il pack è carino, costa pochissimo, quindi mi è piaciuta. Altra maschera è questa qua di Etude House. Il profumo è gradevole, mi è piaciuto, però si sente nella profumazione un pochino l'alcol. Il tessuto è molto imbevuto, ma anche qua non scivola giù, il siero non cola. L'unica cosa che aveva i buchetti degli occhi molto piccoli. Mi ha lasciato la pelle compatta, tonificata, idratata, quindi anche questa buona. Ho terminato poi i dischetti, questi qua di Tiger, 1 euro, costano poco. Quando rimango proprio senza e passo da Tiger li acquisto, però devo dire si trova di meglio, anche per il solito prezzo si trova di meglio. Questi si sfaldano un pochino, io questi dischetti li utilizzo per disinfettare le ferite o per togliere lo smalto, quelle rarissime volte in cui lo metto. Probabilmente capiterà di riacquistarli di nuovo, ma non sono tra i miei preferiti. Poi, passando al corpo, ho terminato questo scrub Tulipano e Papavero con sali del Mar Morto di Apiarium, un buonissimo scrub, era sale e olio, quindi andava mescolato. La profumazione di questi prodotti di Apiarium deve piacere, perché sono profumazioni comunque persistenti, comunque forti, si sentono, e se non piacciono non può piacere neanche il prodotto. Questo qua aveva una profumazione fiorita, buona, però appunto si sente, se non piacciono le profumazioni fiorite, questo, ecco, vi direi provate magari un'altra profumazione. È uno scrub parecchio strong, non lo consiglio a chi ha una pelle molto sensibile o delicata. Io lo andavo a utilizzare su pelle umida, perché su pelle asciutta non se ne parla, su pelle umida è solamente nel glutei e cosce. Mi è piaciuto, scrubba benissimo la pelle, è un pochettino untuosetto, però lasciava la pelle idratata, buono, mi è piaciuto, veramente buono. Sempre per il corpo ho terminato il gel doccia di Alverde, anche questo ve l'avevo mostrato in un video degli acquisti al DM, edizione limitata estiva, questo qua è alle bacche di acai e melone, mi sembra, sì. Buono, ha una buonissima profumazione proprio di melone quando lo annusate al supermercato, proprio la buccia, sa di quello secondo me. Molto buono, è un gel molto denso, fa tanta schiuma, lava bene, non secca la pelle, il pack bellissimo e niente, buonissimo, ve lo consiglio. Non so se ancora si trova questa linea, non ho fatto caso se da me c'era ancora, però se doveste trovarlo ve lo consiglio, era un set con il gel doccia e la crema mani. Poi ho terminato questo siero décolleté booster crema gel di Sien della linea Tropical Summer. So che quest'anno non è uscito questo prodotto, ma questa linea ogni anno mette e toglie alcuni prodotti, come ad esempio lo scrub. Quest'anno c'era, l'anno prima no, l'anno prima ancora sì, quindi non lo so, magari il prossimo anno ritirano fuori questo qua. Comunque ne ho utilizzate tipo 2-3 confezioni. Buonissimo, mi è piaciuto, una cremina leggera con una profumazione fruttata molto buona, delicata, andava a idratare la pelle leggermente. Io questo tipo di prodotto lo utilizzo sempre perché dopo la doccia mi permette di fare l'autopalpazione al seno, una roba che dura un minuto, non di più, perché do una pompatina, ta ta ta, ci vuole veramente poco, però io ho l'abitudine appunto di fare l'autopalpazione, mi è stata sempre insegnata dalla ginecologa da quando ci andavo a 15 anni e quindi trovo che sia importante fare questa cosa e importante anche insegnarlo alle bambine. Non lo so, io in casa mia purtroppo abbiamo avuto tanti brutti casi di tumore che purtroppo hanno anche decimato la famiglia, si può dire, e per cui secondo me è importante fare l'autopalpazione. Con una cremina del genere si fa
che è una meraviglia, è un piacere, diventa una coccola, diventa un'abitudine e veramente ci vuole poco. Quindi ecco, io in ogni caso vi consiglio un prodotto del genere se siete appunto donne. Maschietta che serve a nulla. Ho terminato poi questa mini taglia di crema per il corpo albicocca e fiori di sambuco di Benecos, buonissima. Viene venduta questa taglia piccolina o la taglia più grande sul sito di Bio Vegan Shop, sul sito di Eccoverde mi sa solo quella grande. Comunque la profumazione è una profumazione dolcina che non è che mi sia tanto piaciuta. La crema però è buona, è leggerina ma comunque idratante, si assorbe bene, non fa scia bianca, non unge, non appiccica, lascia la pelle bella morbida e quindi mi è piaciuto. Poi ho terminato due salviettine di Oila, vengono proprio vendute così, sono salviettine idratanti per il corpo. L'idea è carina perché comunque se si va fuori o in palestra è utile avere una salviettina che ti idrata invece della boccetta di crema. Peccato che però non mi siano piaciute. Allora, questa è con olio di argan, la profumazione non mi è piaciuta, era una salviettina ruvida, sono salviettine ruvide, non è una sensazione piacevole. Comunque, una salviettina unta, perché era imbevuta di olio, ma non troppo. Quindi alla fine della fiera lo sentivo sulle mani, sentivo le mani unte, ma il corpo, la pelle non la sentivo idratata. Io ho una pelle comunque normale, quindi no. Quest'altra era invece con burro di karité, quindi la salviettina non era unta, ma era appunto burrosa, ricoperta di questo burro di karité. Qui la profumazione mi è piaciuta, molto delicata. Ma anche qua uguale, salvietta ruvidissima sulla pelle, quasi graffiava, e alla fine della fiera sì, lo sentivo sulle mani, ma sul corpo non è che poi abbia dato questa botta di idratazione, quindi non mi sono piaciute. Queste qua mi erano state regalate dall'azienda Alsana. Infine, l'unico campioncino, questo mese sono stata pessima con i campioncini, questa crema gel all'argilla bianca di Elan per pelli grasse e impure. Ci ho fatto parecchie applicazioni con questa crema, leggera, non appesantiva, sì, buona, ma non mi ha fatto venire voglia di acquistarla, quindi un po' un campioncino così. Bene, questi erano i prodotti che ho finito. Fatemi sapere se anche voi avete finito qualche prodotto, se avete qualcosa da consigliarmi o se avete provato questi prodotti e magari avete delle opinioni diverse dalla mia. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!